Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi, che sono qui con un nuovo episodio della serie, nuova serie, Il calcio secondo Orgasmi, il primo episodio che ha avuto un discreto successo, un buon successo, è stata abbastanza seguita. Vi porto questo secondo episodio dopo un bel po' di tempo perché sono stato in vacanza e come sentite dalla mia voce, voce un po' di merda, perché ho raffreddore, tosse, mal di gola, mal di testa e qualsiasi cosa voi diciate io probabilmente ce l'ho. Perché sono uno dei pochi sfigati che in estate si riesce a beccare comunque l'influenza e quindi mi scuso se il video sarà un po' così, con una voce un po' di merda e con qualche tosse o addirittura starnuti, ma purtroppo è così, non ci posso fare niente. E comunque per portarvi un video sul canale devo anche fare un video in queste condizioni. Comunque, arriva la prima tosse. Comunque direi di partire con le domande di oggi che mi sono state fatte, purtroppo. Troppo non potrò rispondere a tutte quelle che mi sono state fatte, ma comunque voi continuate a scriverle che prima o poi le tratteremo. Comunque andiamo con la prima domanda che riguarda anche questa volta la Juventus e mi è stato chiesto da Giordano, che scrive in tutti i miei video praticamente, lo ringrazio, dove pensi possa arrivare quest'anno la Juve nelle varie competizioni e come pensi che renderanno i vari innesti estivi. Allora, come ho già detto nei video precedenti, secondo me la Juve si è indebolita. Per il semplice motivo che ha venduto due dei giocatori che erano in grado di risolvere le partite da soli con una mossa, diciamo, con una punizione, per esempio Pirlo, o con un assist vincente, o con un gol vincente di Tevez, per dire. Questi due giocatori sono due giocatori che hanno risolto tantissime partite alla Juventus e privarsene è veramente dura, anche perché i giocatori che sono arrivati come alternative non lo sono poi più di tanto, perché Tevez è un fuoriclasse e Mandzukic, per dire, non lo è, Dybala non lo è ancora. Può diventarlo, ma ancora non lo è. Era forte nella dimensione Palermo, bisogna vedere se sarà forte nella dimensione Juventus. Stessa cosa Mandzukic, è un Llorente un po' più forte, chiaro. Che dirà, non è Vidal, non è Pirlo, è un buon giocatore sicuramente, ma non è nessuno di questi due. Quindi, da questo punto di vista, la Juve si è indebolita, la Juve prenderà però un trequartista, si sta parlando in questi giorni per esempio di Draxler, che è un altro ottimo giocatore, uno dei migliori talenti di Germania, ma non è un fenomeno, non è un giocatore che ti risolve praticamente le partite da sole, come lo faceva per dire Tevez. E quindi sotto questo aspetto la Juve si è indebolita e di conseguenza nelle competizioni, nelle varie competizioni non farà come l'anno scorso, secondo me. Poi ovviamente tutto può cambiare. Bisognerà appunto vedere alla fine come sarà fatta la squadra, chi ci sarà, chi non ci sarà più. E poi ovviamente si vedrà durante l'anno. Comunque è sempre la favorita per la vittoria dello scudetto e è una delle favorite per, non dico magari vincere la Champions, però qualificarsi tra le prime quattro. Andiamo con ecco, a ogni nuova domanda ci sarà un colpo di tosse. Andiamo con la seconda domanda e vediamo, possiamo andare su questa qui. E ci chiedono cosa ne pensi di Darmian allo United, ma io direi di ricollegarla a questa qui che ci chiede, secondo te dopo gli acquisti il Manchester United tornerà grande in Europa? Allora, Darmian allo United è un buon colpo perché Darmian è uno degli unici giocatori italiani che hanno un buon mercato attualmente, o uno dei pochi, chiedo scusa, è un buon colpo. Del Manchester United io penso che quest'anno farà molto bene, l'anno scorso non aveva iniziato alla grande, poi si è un po' assestato fino ad arrivare molto in alto, abbastanza in alto direi. Sono sicuro che con l'arrivo di Schweinsteiger, che è un ottimo colpo a centrocampo, con l'arrivo di Schneiderlin, che secondo me è anche meglio probabilmente a centrocampo, con l'arrivo di Depay, che è un ottimo, ottimo giocatore, con l'arrivo ovviamente di Darmian, sarà ovviamente una grande squadra, però secondo me manca sempre quel colpo in difesa, perché il Manchester ha sempre avuto, diciamo l'anno scorso, il problema del difensore centrale è quello più incombente e quindi senza un difensore centrale forte non sarà facile, però vabbè, si vedrà. Poi vediamo un'altra domanda, qui mi chiedono, mercato Fiorentina, chi servirebbe alla squadra? Beh, mercato Fiorentina praticamente non è neanche cominciato, almeno per quanto riguarda il mercato in entrata. Non è praticamente cominciato, quindi è difficile parlare della Fiorentina. Certo, bisognerà vedere quando verrà venduto Gomez, che comunque dovrebbe essere venduto, e poi penso che arriverà un difensore per sostituire Savic. Si parlava di Milinkovic-Savic, però poi è cambiato tutto.
arriverà penso un altro centrocampista dopo Mario Suarez, ma non ne sono sicuro, anche perché non sto molto seguendo la causa fiorentina, e ovviamente un attaccante per sostituire Gomez. Comunque sia, per ora non si può parlare di mercato della Fiorentina. Poi andiamo a vedere un'altra domanda, vediamo di chi non ho parlato. Vabbè, questa qui è una classica domanda generale. Le tue impressioni di campionato di Serie A 2015-2016, come avrò scritto su Facebook, non so se avete visto il post, dove parlavo della Serie A di quest'anno, penso che sarà un campionato interessantissimo perché abbiamo tantissime squadre che lotteranno per lo scudetto o per la qualificazione in Champions League e altre squadre per l'Europa League. Sarà molto interessante da vedere quanto durerà, come i combattimenti, diciamo, tra le varie squadre, perché appunto, ripeto, ci sono tante squadre che si sono rinforzate anche molto, per esempio ci sono le due squadre di Milano che si stanno rinforzando molto bene e quindi potranno fare molto bene durante il campionato, poi ci sono sempre le solite Juventus, Roma, poi c'è la Lazio che se comprerà qualche buon giocatore magari diventerà anche più forte di quanto era l'anno scorso, poi c'è il Napoli che con Sarri secondo me farà un grande campionato, non ce la faccio, chiedo scusa ancora una volta, e quindi io penso che sarà davvero un buon campionato, davvero divertente da vedere quest'anno, perché forse ci manca, ecco, il campionato di Serie A così bello ci è mancato, perché negli ultimi anni diciamo era sempre abbastanza monotono, vinceva sempre la stessa squadra, quindi quest'anno secondo me sarà più divertente, anche perché il gap tra le altre squadre e la Juventus si è un po' diminuito. Andiamo con l'ultima domanda, sennò poi il video dura veramente troppo. Parliamo della Lazio, cosa ne pensi della prossima stagione Lazio con Morrison ex West Ham? Allora, la Lazio comunque l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, per molto tempo è stata seconda, poteva arrivare seconda, poi c'è stato il derby, vabbè. È arrivata la Roma seconda in classifica, però la Lazio ha dimostrato di essere un'ottima squadra, molto solida, compatta e con un buon gioco. Prossima stagione non lo so, nel senso che la Lazio ha preso, se non sbaglio, adesso sono un po' fuori dal mondo, visto che sono appena tornato dalle vacanze, beh, c'è Morrison, appunto come mi dici tu, che io penso sia un ottimo giocatore, un grande acquisto per la Lazio, ma era arrivato già un po' di tempo fa, comunque penso. Ha preso Kishna dell'Ajax, che è un ottimo talento, e poi non so chi altro, a dire la verità. Comunque penso che mantenendosi comunque con Felipe Anderson, Candreva, quei giocatori che comunque hanno giocato molto bene l'anno scorso, De Vrij soprattutto, per non dimenticarselo, penso che la Lazio farà davvero un buon campionato e comunque, come ho detto prima, è tra le squadre che puntano a vincere lo scudetto, comunque a qualificarsi o riqualificarsi in Champions League e fare bene in Champions League, visto che comunque è ai preliminari. Raga, finisco qui il video perché se no non ce la faccio più, sto morendo. Chiedo scusa se ho tossito un botto di volte, ma purtroppo le mie condizioni di salute sono queste. Come sempre vi invito a lasciare un bel like, a 300 mi piace, non ce la faccio, cazzo. 300 mi piace, uscirà un nuovo video, fatemi sapere nei commenti altre domande, scrivetemi tante altre domande così io posso rispondervi anche nei prossimi episodi. Iscrivetevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate come sempre in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!